Buonasera, siamo nella vera gioia di ritrovarvi in questo programma di approfondimento e di condivisione della parola di Dio. Dopo un tempo di sosta, eccoci, ci troviamo ancora questa sera per riflettere sul tema la vera adorazione che piace a Dio. Come lo sappiamo tutti, ci laviamo le mani, bene le mani prima di mangiare, soprattutto con il coronavirus. Il lavaggio delle mani si fa con molta attenzione. E il Vangelo di ieri ci ha presentato una discussione accesa tra Gesù e le autorità religiose ebraiche sulla pratica del lavaggio delle mani, la pratica del Netilat Yadahim, che etimologicamente significa alzare le mani. Ma perché alzare le mani dopo averle lavate? E quali insegnamenti possiamo trovare o tirare da queste discussioni tra Gesù e le autorità religiose del suo tempo? Infatti, gli ebrei praticavano diversi tipi di abluzioni per purificarsi dai spiriti immondi e da tutto ciò che richiamava alla morte e alla lontananza da Dio, tutto ciò che era considerato come impuro, perché c'era questa mentalità dualistica di fare la distinzione tra quello che è puro, quello che è impuro, quello che allontana da Dio, quello che avvicina da Dio. E il Netilat Yadayim era uno di quei riti che si doveva fare con meticolosità, perché tutto era ben significato, ben specificato dalla legge, cioè la quantità di acqua che si doveva usare, il contenitore, il modo di procedere, con quale mano procedere prima. Tutto quello doveva essere scrupolosamente osservato. E dopo aver lavato le mani, sono queste mani pulite che si alzavano verso il cielo facendo questa preghiera: benedetto sei tu, Signore Dio nostro, Re del mondo, Re dell'universo, che ci santifichi con i tuoi comandamenti e che ci hai prescritto il rito di purificazione. Dopo questo si poteva mangiare tranquillamente. Ma perché purificarsi prima di toccare il pane? Perché lavare le mani e alzare le mani verso il cielo prima di mangiare i pani e di condividere? Perché nella mentalità ebraica il pane è il frutto dell'amore di Dio, è dono di Dio, quindi è qualcosa di puro. Prima di toccarla bisogna purificarsi e fare questa preghiera di benedizione. Ma prima di condannare l'enfasi vaga di questo gesto e il suo carattere puramente rituale, dobbiamo farci delle domande, perché alcune persone e alcune delle nostre famiglie hanno perso il senso della preghiera insieme, perché abbiamo appunto perso il senso di mangiare insieme nella famiglia, perché non c'è pace tra il papà e la mamma, tra i genitori e i figli. Quindi non abbiamo tempo di pregare insieme, non abbiamo tempo di mangiare insieme con tranquillità e con gioia di condividere il pane, il dono di Dio. Ai bambini non si impara più il dovere di pregare prima di mangiare, perché siamo abituati a trovare noi il pane. Pensiamo che siamo noi a trovare il cibo. Abbiamo dimenticato totalmente la provvidenza di Dio che ci dà tanto e che ci dà tutto. Se potessimo ritrovare questa gioia di mangiare e di pregare insieme in famiglia. Ma tutto il senso della critica delle autorità religiose ebraiche a Gesù e ai suoi discepoli è a proposito dell'osservanza scrupolosa della legge, a proposito della purificazione. Per loro la purificazione dipende dal modo in cui il rito viene eseguito. E questa è anche la tentazione per noi cristiani di oggi, che siamo molto vanitosi. Pensiamo che io vado a messa, io prendo la comunione, io faccio la confessione, io do l'elemosina, io faccio l'offerta, faccio sempre un bacio alla statua della Madonna, all'immagine di Padre Pio, di San Francesco di Paola, eccetera. Ho eseguito bene il rito e l'argomento è chiuso. Ma Gesù non vede le cose con questi occhi. Ecco perché Gesù ieri ci ha invitato e ci invita nella nostra vita, nella nostra esperienza di vita cristiana, di pulire prima l'interno, cioè i nostri cuori. È bene fare tutti questi riti, è bene osservare questi riti, ma il più importante è la relazione con Dio. E la relazione a Dio non dipende obbligatoriamente dai riti e dalle prescrizioni puramente umane. E la prima lettura di ieri ci ha insegnato che la legge di Dio non ha
questo scopo di sottomettere l'uomo, ma di renderlo libero, libero di scegliere sempre l'amore di Dio. E questa legge stabilisce questa relazione, questa alleanza con il nostro Padre che ci ama, che ci sostiene e che ci protegge. Carissimi fratelli e sorelle, in questa settimana chiediamo la grazia dello Spirito Santo che ci aiuta ad essere i veri discepoli, autentici cristiani che adorano, che onorano Dio, non soltanto a parole, parole, ma con le vere opere. A voi tutti, buona settimana, pace e bene nelle vostre famiglie e nelle vostre case. Ciao a tutti.